Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming qua, nuova puntata di Spyro, ragazzi, il primo in realtà, e dovrei iniziare a specificarlo perché comunque questo gioco è una trilogia e si chiama tecnicamente Spyro Reignited Trilogy, porca miseria, la pronuncia un pochettino difficile di questa roba a fare bella liscia. Comunque sia, è un insieme di tre giochi e noi stiamo giocando al primo. Comunque sia, dai, chiamiamola una nuova puntata di Spyro, ok? Quindi, questo primo mondo l'abbiamo sostanzialmente finito, ci dovremo sicuramente tornare nel futuro per completare alcune cose, ok? Qui a Collina Pietrosa, per esempio, addirittura manca un drago. E quindi sì, dovremo ritornarci, anche se l'abbiamo completato abbastanza questo mondo degli artigiani. Io direi di passare al prossimo mondo, ragazzi, avremo modo di tornarci. Wow, vedo che ti sei dato da fare a salvare draghi, mio caro Spyro. Se vuoi ora puoi raggiungere il mondo dei pacificatori. Sei pronto a partire? Io direi di andare. Ok, ingresso al mondo dei pacificatori. E Spyro è fatto a mondi, ok? E ognuno dei mondi ha dei livelli, ha quello principale in cui ti trovi appena arrivi, dove ci sono un po' di cose, e i portali per i vari mondi. I vari portali si sbloccano a determinati livelli, il che vuol dire che a volte potresti essere costretto a tornare indietro in qualche maniera, perché magari... aspetta, qua c'è un filmato. No. Perché magari non hai preso abbastanza draghi, ok? Può capitare, perlomeno mi ricordo una cosa del genere. Ok, guarda un po', il primo drago è giusto qua, però io... è il caso sempre di guardarsi intorno, ragazzi, perché effettivamente ci sono molte cose che possono rimanere nascoste. Ok, questo è Titan. Benvenuto nel mondo dei pacificatori, guarda. Il nostro tesoro è stato rubato e usato contro di noi. Ti prego, Spyro, recuperalo. Trovare il tesoro, ricevuto. Ok, fatto. Oh, che simpaticone. Non c'è altro, ok. Perfetto, vediamo chi altro c'è. Guarda. Perfetto, Canyon arido, questo è il primo, ragazzi, mo ci andiamo, eh. Però prima voglio fare un giretto qua nella zona per prendere tutte quante le gemme che riesco a trovare. C'è qualche cosa... dove diavolo è? Sento un rumore di tipo di zoccoli che galoppano. Allora, qua con tutta probabilità muoio. In compenso però ci sono un paio di gemme che potevo anche mancare se non fossi stato più attento. Ok, guarda un po', guarda un po'. Ah, lì ci sono altre. Aspetta un attimo però. Ok, queste possono essere bruciate alla stragrande, il che vuol dire che posso bruciare anche queste altre, giusto? Perché qua si erano nascosti. Opla. Lì c'era un altro. Oh, è la mongolfiera. Perfetto. Questa è una vita, vero? Yes. La libellula è ovviamente al massimo. Aspetta. Grande. Grotta ghiacciata. C'è scritto grotta ghiacciata, non ho letto bene. E c'è un drago. Magnus. Ehi, Spyro. Sparks la libellula sta facendo un ottimo lavoro nel proteggerti. Mantienile in forma dandole tante farfalle da mangiare. Grazie delle informazioni. Cosa pensate di fare voi altri? Allora, grandi rupo è lì. Qui ho fatto tutto, qui ho guardato tutto. Allora, sì, ok, bene.
Qui ci sono delle altre gemme. Lì ne ho vista un'altra. Eccola qui. Qui c'è quello con la mongolfiera. Lì muoio sicuramente. Ok, qui c'ero andato prima. Ah, guarda un po' qui. E che cacchio. Ehi, dai. Oh, e su, che m'è preso. Ok, molto meglio. Gemme, gemme, gemme. Che diavolo. Ma cos'è? Ma per... Come si apre questo? Mamma mia, non so come si apre. Vabbè, lo scoprirò presto in qualche maniera. Forse è uno di quelli che si sblocca soltanto oltre un certo livello. Oh no, ho capito. Bisogna distruggerlo col cannone. Orca miseria. Ok, vabbè, non muoio istantaneamente almeno. Questa è una buona notizia. Però non so bene come faccio ad arrivare di là. Questo non lo so davvero. C'è qualcosa che non che sto mancando, vero? No, magari da qua riesco a vedere meglio se c'è una qualche sporgenza o qualcosa del genere, però onestamente non mi pare. Eppure là c'è un'apertura che però assolutamente non so come raggiungere. Ah, magari da là. Però lì io... Là come... Che fastidio. Oh, ma che fastidio ste cose. Che diavolo. Sentite che fastidio. Che diavolo è? Ma... Vabbè. E niente ragazzi, io qua sono un pochettino in dubbio, non so come arrivarci da quelle altre parti. Mi sta sfuggendo qualcosa di importante, ne sono sicuro. Vabbè, mi verrà in mente ragazzi. Al momento procediamo con ordine, ok? Ritorniamo... al diavolo. Guarda che fastidio sti conigli. Ok, ritorniamo un po' da queste parti che c'è sicuramente... Ah, noi siamo entrati da qui. Andiamo in ordine con i posti da... Sentite, c'è ancora un rumore qui. Vabbè. Comunque, Canyon Arido direi che è il primo. E procediamo, va. Niente da, 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 da. Ingresso a Canyon Arido. Altre gemme le sto trovando. Ma con tutta probabilità ne mancano ancora tantissime. Cioè tutta quella zona a cui devo avere ancora accesso. Una cosa che non mi ricordo qua all'interno di Spyro è se ci sono delle abilità che io posso sbloccare più avanti. Ma onestamente inizio ad avere qualche dubbio. Non me lo ricordo. Vabbè, lo scopriremo. Ok. Prima cosa. Qui dietro sicuro c'è... No? Davvero? Ok. E allora di qua. E infatti... Guarda che simpaticone. E dai! Mamma mia, guarda, certe volte. Ok. Allora, quelli con lo scudo li devo distruggere con la carichetta perché sono immuni alle fiamme. Quando hanno lo scudo messo. Oh, no! Oh no! Quello con l'uovo! Quello con l'uovo! Quello con l'uovo! Allora, vediamo che strada fa, vediamo che strada fa. Va bene, ok, con un po' di pazienza lo becco. Se vado un pochettino più... Oh, vaffanculo! Pensavo si girasse lì. Allora, devo fare la curva più stretta di lui e piano piano lo becco. Vieni qua. Dai, vaffanculo!
Vabbè, dai, dai, dai che lo becco, dai che lo becco, dai che lo becco, con calma. Dov'è adesso? Dov'è andato a finire? Svanito? Vabbè, eccolo lì. Ok, vabbè, senti, eliminiamoci questi che sono una rottura di palle. Via. Via. Ok. Lì ci sono degli uccellacci brutti. E lì c'è un drago. Tanto prendiamoci quelle gemme. Perfetto. Allora, quel giro... Ah, quasi quasi me lo vado a pigliare quel tipo con l'uovo. Prima però il drago. Conan. Cosa? Oh. Grazie per avermi liberato, Spyro. E questo non mi ha detto niente? Non mi ha dato informazioni? Niente di sorta? Dai, che palle, guarda, ma quando mi sbaglio. Dai, coraggio, coraggio, coraggio. Dai, 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 che ti becco, esatto. Tre uova, vaffanculo conigli. Allora, come sta messa? La libellula adesso è al massimo della sua energia. Perfetto. Allora, riorientiamoci un secondo perché mi sa tanto che è da qui che sono arrivato. No, non è vero. Mi sa che ho fatto la gran parte delle cose, quindi cominciamo tipo col salire là. Perfetto. Prima qui. Sono sicuro ci sia qualcosa di utile. Infatti, andiamo un po' da questa parte. Au! Ah, questi col fuoco, quindi. Perfetto. Ciao. Ciao. Aspetta, ok. Ok. Questo devo andarci via. Mamma mia, stavo per cadere, guarda. Ce lo sapevo. Ok, ho fatto piazza pulita. Lì c'è qualcosa di... Non è che per caso devo fare una cosa del genere, vero? No. Non ci arrivo, ci devo arrivare in un altro modo. Vabbè, mo vediamo. Ok, andati. Qui dietro c'è sicuro qualcosa. No. Strano. È di solito... Il posto dove le nascondono le gemme, questi bastardissimi del level design. Allora, lì ci si dovrà arrivare in qualche modo. Intanto prendiamo queste che sono alla portata di mano, non lasciandone neanche una, possibilmente. Ok. Perfetto. Ah, e si entra qui dentro. Qui ci sono sicuro tante belle cosette. Ed ecco qua come si arriva da quella parte. Ed ecco una vita per noi. Adesso, pure dentro il castello. Ah, c'è pure un drago addirittura, perfetto. Via queste gemme. Benissimo, Ivor. Ma non l'avevo già salvato? No, un altro. Tu sei Spyro? Sei il giovane drago di cui ho tanto sentito parlare? Fin da quando non eri altro che uno sbuffo di fumo, sapevamo che... Sapevate che... L'ho dimenticato.
rincoglionitissimo. Va bene, allora adesso dobbiamo risalire qua in castello perché c'è quell'altro punto da raggiungere. Con la planata ci si arriva lì? Io ho i miei serissimi dubbi. Ah, magari da là però, aspetta. O magari da lì. Ok, cosa diavolo è questo? Oh, grande. Perfetto. Ok. Oh, e tu? Bastardo. Vieni qua. Oh, non mi aveva visto. Ok. Qui c'è un altro drago. C'è un altro di questi tizi buffi. Vabbè. Liberiamo sto drago intanto. Boris. Il canyon arido premia gli abili planatori. E tu sei un planatore molto abile, vero Spyro? Io sono nato per planare. Va bene, va bene. Allora, da qui... Madonna, ma c'è tutta quell'altra zona. Wow. Allora, io qua non so dove arrivo. So però per certo che... Grande, 9 vite. Qui si ritorna a casa, perfetto, via. Bam. Allora, qua si deve fare questo. Prendiamolo subito. Qui non c'è altro da fare. Qui ci sono questi da distruggere. Poi da qua si può planare verso dove? Verso lì. Oppure si può planare verso... ma sicuramente lì. E c'è una chiave. Una chiave. Una chiave per dove? No! Ho sbagliato. Mannaggia. Mannaggia, ho sbagliato tantissimo. Aspetta, ma sono finito da tutt'altra parte. Oddio, ma questo non è l'inizio del livello. Sì, è l'inizio del livello, vero? Aspetta, vabbè. Ok. C'è quest'altra parte che non avevo... che non avevo fatto. Grande, ok. Va bene, va bene. E di qua invece? Ok, ok, questo è tutto l'anello praticamente. Da qui però è evidente che devo planare da qualche parte. Ma dove essenzialmente? Mi sa lì. Sì. Perfetto, e da qui invece? Dove devo planare? Ah, lì sicuro no, perché ci sono già arrivato. Potrei planare da qualche altra parte di qua. Vabbè, proviamoci, va. Ah, lo so dove. Vediamo un po'. Ok, da lì. Sì. Sì, decisamente. Decisamente da questa parte. Facciamo meglio il nostro giro. Purtroppo, ragazzi, a volte dentro Spyro devi fare delle planate o dei tentativi di salto assurdi che comportano il fatto che tu poi, se fallisci, ti toccherà fare un bel casino per ritornarci. Oh, e questa? Da dove è uscita fuori? Lì c'è qualcosa? Allora, quanto... 83% e manca un drago. E va bene. Va bene, andiamo qui.
Perfetto. Adesso è da qui. Devo fare... Esatto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Maximus. Che planata incredibile, Spyro. Temevo che sarei rimasto bloccato qui per sempre con quei brutti avvoltoi sulla testa. Sembrano dei duri, ma in realtà sono ottimi flambé con un pizzico di sale. Trovati tutti i draghi, grande. E questa? Cosa diavolo è? Che ci dovrei fare? Non mi è tanto chiaro, sapete? Ok, però... Questo vuol dire che ora posso andare un pochettino più alto saltando da qui. Magari posso raggiungere una piattaforma che prima non avevo considerato. Giusto? Potrebbe essere. Oppure no. 95%. Non manca molto. Oddio, aspetta, però lo so in realtà. No, non lo so. Non lo so. No. Sono confuso, ho preso una cosa per un'altra. Va bene. Allora, rifacciamoci un po' un giro e cerchiamo di capire che cosa ci manca da fare. Da qua. Ok, chissà cosa serve questa chiave, non ne ho idea. Ok, siamo tornati qua al castello. Ok, beh, non c'è altro qui dentro, giusto? Perfetto, perfetto. Per arrivare lì... Bella domanda. Potrei saltare... Ok, qui... Facciamo i nostri calcoli, va. Perché mi sa tanto che quello è l'unico, l'ultimo punto, dopodiché... Allora, da dove ci dovrei provare? Da qui? Senti, proviamoci da qua, ho capito. Wow, dai, 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 forse ce la faccio, forse ce la... Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! E... Ah, ecco dov'è la chiave! Cioè, dove dovevo usarla. Ok. Tutto si spiega, tutto torna, ragazzi. E c'è la seria possibilità che con questo siamo al 100%. Vediamo un po'. Yes! Yes! Molto, molto felice. Il che però mi fa capire, ragazzi, che effettivamente... beh, come dire... Il fatto di completarle al 100% forse è una cosa che posso fare fin da subito. Avevo invece dato per scontato che ci sarei dovuto tornare dopo aver preso nuove cose, nuove abilità. Invece mi sa che mi sto sbagliando. Mi sa che mi sto sbagliando di grosso. Vabbè, in ogni caso ci torneremo. Una cosa che voglio dirvi, ragazzi, che vi dirò più volte nel corso della serie, è che per fini di completismo io poi intermezzerò ogni tanto la serie con qualche live. Ok? Il che vuol dire, ragazzi, che farò un tot di puntate, ok? Quando sono rimaste indietro un po' di cose e voglio andarle a recuperare per completare i livelli al 100%, faccio una live e insieme ci facciamo questa nuova ricerca per puro completismo. D'accordo, ragazzi? Quindi è una cosa che ho iniziato a fare da un po' di tempo a questa parte e devo dire che mi sto trovando davvero molto molto bene. Allora... Aspetta, allora, questi col cannone ormai non li voglio colpire più di tanto, perché adesso può essere che mi aiuteranno con... Vediamo un po'. Colpisci. Qua. Spara qui, prova. Esatto. Perfetto, e adesso... E questo però come lo...
qui. Spara qui. Grande. Ok, perfetto. Benissimo. Adesso però levati dalle palle perché sei fastidioso. Sei assai fastidioso. Ok, 11 vite direi che è una buona cosa. Ah, queste si rigenerano, ste tende. Va bene, allora, Canyon Arido l'abbiamo fatto. Io direi che è decisamente il momento per Gran Dirupo. Vai. Sta procedendo piuttosto bene, ragazzi. Alla fine molte delle cose da fare o come raggiungere i punti li sto capendo. C'è anche da dire che siamo all'inizio, quindi va bene, dovrebbe essere abbastanza facile il gioco per adesso. Più in là diventerà un maledetto delirio. Ok. Sempre guardarsi. Opla. E questi? Provo con la carichetta. Ah, no. Ok, questi più grossi. Questi più grossi decisamente con le fiamme, ok. Infatti. Perfetto, immaginavo. Di qua non c'è niente, di qua non c'è niente, ok. Lì c'è un drago. Ok, vai, vai, vai. Benissimo, benissimo, benissimo. Qua c'è sicuro qualcosa. Infatti, ecco qua. Si può andare ancora più su? Sembrerebbe di no. Va bene, questi qua sono sicuro quelli che... Esatto. Abam. Oh no, quello con l'uovo. Un'altra volta. Che odio. Vabbè. Poi lo prendiamo. Intanto liberiamo il drago, ripuliamo la zona. Alvor. E comunque come fanno i draghi ad arrostire una corazza di metallo? Ricorda, Spyro, le fiamme non danneggiano il metallo, ma se usi le corna, ce la farai. Eccolo lì, il bastardo. Perfetto. A prenderci queste gemme qui. Questa coppia di scrigni abbastanza nascosti. Quassù ci sono dei nemici, sì. Continuiamo a esplorare un attimino. Oh, una vita. Ok. Perfetto. Bene, adesso facciamo un po' quest'altra parte. Continuiamo a ripulire. Questa non si può distruggere, sì, pare di sì. Ok, ok. Ecco, vedi un po'. Vabbè, no, sembra di no. Teniamola a mente, magari qualcosa non mi è riuscita bene. Perfetto. Wow, oh, oh. Ok, stop. Questo l'ha già tirata fuori la gemma per... Benissimo, benissimo. Oh, e questo? E questo come lo distruggo? Oddio, non ho idea di come dovrei distruggerlo questo. Bene. Allora, per quello qualcosa mi verrà in mente. Lì ci sono degli altri scrigni.
Ok, intanto liberiamo sto drago, va. Enzo. Ehi, cosa c'è oltre quel fiume? Perché non plani fin lì e lo scopri? Ah, da qui posso planare fino a là. E c'è un altro drago e tutta un'altra parte di livello. Ok, però aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ho ancora tante cose da fare. Allora, qui si può andare a casa, è d'accordo. Prima di andare lì dal fiume, però, una cosa che voglio fare è planare qui. Sicuramente. Oh, guarda un po'. Ho capito adesso. Infatti. L'ho preso subito. Benissimo, porca miseria. Adesso mi sa che queste alture le dovrò utilizzare per parecchie cose, vero? Se da lì ci dovrò planare un bel po', perché non posso raggiungerle in altro modo, quella parte. Ah, sicuramente, vabbè, ci devo tornare perché devo prendere le gemme distrutte da quel missilino barra fuoco artificiale. Porca miseria, ho sbagliato. Mannaggia a me e alla mia smania di fare fretta. Di fare in fretta. Ok. Piano, piano, piano. Senza troppa fretta, senza troppa fretta. Aspetta, è quello? Cosa diavolo? Scusa un secondo, Questo? Ah, è una cosa che si è sbloccata per consentirmi di planare, ho capito, ho capito. Bene, ok, quindi a maggior ragione... a maggior ragione, porca miseria, non ce l'ho fatta. Così non devo fare tutta quanta la strada. Ok. Ok, beh. No. Mi sa tanto che devo planare lì da un altro punto. Magari provo ad andare qui, che è molto più facile. Ok. E da qui dovrei riuscire a planare qui. Esatto, esattamente. Questa gemma l'ho presa e questa l'ho presa. Ora, questa zona dovrebbe essere davvero finita al 100%. Ora non mi resta che planare da quell'altra parte. Ok, ok. Da qui, da qui. Bam, proviamo. Porca miseria. Ok, ci sono arrivato. Sì, sì, come no. Tranquillo, tranquillo. Allora, questi totem probabilmente nascono un muro invisibile. Infatti. Avvoltoi del cavolo. Un sacco di avvoltoi. Ok. Bene, non lasciamoci una gemma volante, per carità. Imbottito di avvoltoi qui. Vieni qua. Non mi ha visto. Va bene, peggio per lui. Aspetta. Lì c'è qualcosa. Mi stai dicendo che io quelle non le avevo viste? Porca miseria. Vedete la disattenzione? Ti fa perdere delle gemme che poi è un casino cercare di ritrovare. Vabbè, comunque sia, blocchiamo questo drago. Marco. Hai raggiunto il punto più alto di Grandirupo. Da qui puoi arrivare praticamente ovunque. Fossi in te, userei quel vortice turbinante laggiù. Che cos'è quel vortice turbinante? Qua ci posso... Ok. Top, vieni qua, ok. Allora, guarda, prima che mi dimentico, davvero. Guarda, qui io avevo
cacciato, sì, la gemma. Ok, prima davvero che mi dimentico. Bene, adesso si è attivato quel vortice. Ok, perfetto. Il che mi fa tornare quassù. E da qui probabilmente posso planare verso di là. Perfetto. Se Dio vuole, sono le ultime. Vediamo un po'. Oh oh, no, non lo sono. Non lo sono. Non sono le ultime, che cosa ci manca? 94%. Attenzione, allora, quando manca il 94% vuol dire che c'è tipo una piccola zona che non ho esplorato. Non è soltanto una che ho lasciato indietro. Quindi? Va bene, va bene. Allora, vediamo un po' di rivalutare questa cosa. Magari è qua in questa parte che ho lasciato indietro un po' di gemme. Lì onestamente non credo. Lì onestamente penso di aver esplorato piuttosto bene. Proviamo a fare il percorso inverso, va. Giusto così tanto per... E poi vedremo. Allora, intanto una è qui. Ma come vi avevo detto, non è solo una di gemma, purtroppo. Eh sì, va bene. Ok, esplorare, esplorare, esplorare. Oh, ok. Vabbè, sì, sì, questo è sempre il punto più alto. Sarò in grado di vederla. Oh, aspetta, ho visto qualcosa sbrilluccicare. Guarda un po', guarda un po' lì, guarda un po' lì. Eh? Porca miseria, però ancora non basta. Ancora non basta, ragazzi. Dove diavolo saranno? Quante ne mancano a proposito? 96. Allora, 361 su 400. In realtà, ripeto, non sono poi così poche. Anche adesso che qualcuna ne ho trovata. Vabbè, un ultimo sguardo, ragazzi, dopodiché rimandiamo il completismo alla live, come vi avevo detto. Da qua, da qua. Qui e vai a casa. Guarda, le ho viste due. Ok, andiamole a beccare anche se... secondo me neanche quelle bastano. Secondo me ne ho lasciate altre ancora. Eh sì, decisamente. Decisamente altre ancora. 663. Ma neanche da lontano, ne mancano una quarantina. Cioè, quarantina di punti gemme, che potrebbe voler dire anche solo 4 gemme che valgono 10. Ma ne dubito, probabilmente è tutta una piccola zona. Va bene, questo è quanto, ragazzi, dai. Non perdiamo eccessivo tempo, ripeto, rimandiamo il completismo alla live quando siamo proprio nel punto giusto, al momento giusto per ripassarci tutti quanti i livelli. Per adesso preferisco non esagerare, ok? Se non riesco a venirne a capo, anche usando un pochettino di attenzione, facendo un paio di giri, meglio andare avanti. Non voglio annoiarvi, ok? Vabbè. Sì. Ok. Allora, abbiamo fatto Grandirupo. Ora, procediamo, andiamo avanti, perché di qua... Aspetta. No, non era qui. Non era qui. Era da un'altra parte. Vabbè. Comunque sia, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua. Per oggi abbiamo fatto molto, questo mi sta sparando. Vabbè, non fa niente, tanto colpisce quella roccia. Va bene, ragazzi, io direi che ci salutiamo qua per questa seconda puntata. Abbiamo fatto molto e la prossima continueremo ancora in questa zona che ancora c'è tanto da esplorare. D'accordo, ragazzi? Quindi io direi che per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora...
non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo ragazzi? A presto!